Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo Vlogmas con Gwen che abbaia, perché fuori c'è un semitemporale, ha fatto un tuono, anzi due tuoni della Madonna. Io come vedete sono vestita perché stamattina ho fatto in tempo a uscire, giusto in tempo. Sono passata alle poste, ho fatto i miei soliti giri di resi, di spedizioni, eccetera. La mia vita è molto monotona, ve lo dico, non vi aspettate grandi cose. Il mio piede è stramigliorato, tant'è che sono riuscita a mettermi gli UGG. Cioè, questa cosa non succedeva da una vita. E vi faccio vedere anche il mio nuovo acquisto, che è questa super ring light, cioè una figata con tre luci ed è per fare le stories. Intanto si vedete che è già luna, oggi abbiamo cominciato tardissimo, però sono super proud del mio acquisto, ragazzi. Questa lucetta, però no, questa luce è troppo fredda, forse questa è intermedia, un po'. Così, ma la mia faccia è sempre peggio. Quindi ho registrato delle stories da mandare in approvazione. Nel mentre ne ho approfittato anche per provare questa meraviglia. Mi piace da morire tantissimo. Invece noi adesso ci apriamo il calendario dell'avvento, così iniziamo anche questo vlogmas. In realtà io mi rovino sempre la sorpresa di scoprire cosa c'è dentro, perché poi vedo i video su Instagram dei ragazzi che lo aprono. Andiamo ad aprire la numero 12. All'interno c'è un balsamino labbra lì. Loving Balm. Io sono ossessionata da questi balm, quindi sarà un piacere poi averlo. Alla fine sono riuscita a trovare gli episodi di Miraculous Ladybug e Chat Noir solo su YouTube. Basta che scrivete Miraculous Ladybug il nome dell'episodio, tanto ogni episodio ha un suo nome. Cioè, vi faccio vedere tipo sull'applicazione dove li segno io, vedete, ognuno ha il suo nome, Felix, Ladybug, Cat Blanche, Gamer, eccetera, eccetera. E poi scrivete Ita, così vi vengono sottotitolati o comunque, se proprio non esistono, ve li vedete in inglese. Tanto è un inglese veramente elementare perché è un cartone fondamentalmente, quindi si capisce tutto benissimo. Mi sono messa a guardare un po' le Kardashian. Per chi ha Sky, se vi scaricate Sky Go, lo potete vedere sul computer. Qui c'è Giorgia che si fa un'insalata. Allora, chi ti ha fatto queste treccine? La mia amica. Paola? Chi è che ti fa le treccine? Sabrina, ciao se stai Ah, ciao. E qui c'è Wendy, latteria ambulante. È vero, il mio piccolo milkshake. Che bel profilo che hai. Mamma mia, speciale. Il problema è che sono le 2:30, non ho ancora editato il vlog, ma sì, oggi ce la farò. Allora, ragazzi, mi sono leggermente preparata. Più che altro stavo provando delle robine. Ho fatto anche le sopracciglia in maniera diversa, cioè le ho portate tutte su col gel e ho disegnato pelo per pelo. Sembra che io mi sia fatta tipo il microblading. Vedete? Poi ho provato a fare le lentiggini in un altro modo, insomma, un po' di prove. Comunque, ho pensato per il vlogmas di oggi, visto che vi sono stata poco 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 dietro, ho pensato di chiedervi su Instagram i vostri film di Natale preferiti e me ne avete scritti tantissimi, tantissimi. Io ne ho un po' che vi voglio consigliare su Netflix, quindi ho detto cogliamo la palla al balzo. Ciao Wendy! E il vlogmas di oggi lo passiamo dicendoci i nostri film di Natale preferiti, perché ormai mancano 12 giorni alla vigilia e 13 a Natale, e quindi è giunto il momento di cominciare a fare tutti i vari rewatch, guardare nuovi film, e ci sono dei classici che non potete perdervi. Visto che io sono una grandissima amante sia dei film sia delle serie TV, e vi piace sempre quando vi consiglio qualcosa, ho colto la palla al balzo. Diciamo che inizio consigliandovi quelli che io ho nella mia lista Netflix, così me li trovo già qua davanti, li ho messi sul PC e vediamo un po' quello che mi esce. Però devo essere onesta, alcuni film io quando li guardo li spunto dalla lista, quindi alcuni li dovrò andare a ricercare, ma intanto iniziamo così. PS, alcuni li ho visti, altri no, quindi poi mi saprete dire anche voi sotto nei commenti. Questo ve l'avevo già consigliato nei film su Netflix da vedere. Si chiama Qualcuno salvi il Natale ed è iper, iper, iper carino. L'ho visto l'anno scorso, però mi sa che quest'anno lo riguarderò perché mi era piaciuto davvero tanto. È un po' film, un po' animazione. Quindi è fatto molto bene graficamente parlando. La storia anche è molto molto carina. Quindi vabbè, assolutamente consigliato. Poi abbiamo un nuovo cartone che è uscito quest'anno e si chiama Klaus, i segreti del Natale. Allora, devo essere onesta, appena l'ho visto non mi intrigava troppo,
per quanto riguarda la grafica, proprio come sono disegnati i personaggi, perché è uno stile molto particolare, non è troppo contornato, cioè molto realistico, ecco. Però la storia è molto carina ed è un po' sull'origine del Natale. Poi questa qui è un film che ho messo nella lista perché mi ispirava, ma non ho visto, quindi non mi prendo poi responsabilità se dovesse essere un flop, che si chiama Natale, Folle Natale. Su questo poi staremo a vedere. I film di Vanessa Hudgens che fa insieme a Netflix mi piacciono sempre tanto. L'altro anno mi sono vista Nei panni di una principessa, mi è strapiaciuto. Quest'anno ha fatto un altro film che si chiama Un cavaliere per Natale, che non ho ancora visto, però di Natale. Romantico, spero una storia diversa, ma non troppo. Quindi staremo a vedere, però me l'avete consigliato. Dopodiché abbiamo Il calendario di Natale, sempre un film originale Netflix. Allora, personalmente, nonostante ci sia una delle mie attrici preferite, nonché la mia Bonnie di The Vampire Diaries, non mi ha fatto impazzire. Cioè, lo trovo un film estremamente lento, estremamente noiosetto. Anche qui so che a molti di voi è piaciuto, quindi io ve lo butto lì. Poi mi è piaciuto tantissimo, che l'ho visto quest'anno, Let It Snow, Innamorarsi sotto la neve. Sono tutti molto romantici, quelli che guardo io, ma devo dire bello. Un altro che mi è piaciuto tanto, Un safari per Natale. Carino, profondo. Sì, ci sta. Poi tutta la serie di Un principe per Natale, perché ce ne sono tre e ve l'ho fatto vedere anche in, forse l'altro ieri, qualche vlogmas. Allora c'è Un principe per Natale, poi ci sta Un principe per Natale, Matrimonio reale, e Un principe per Natale, Royal Baby, quindi sono tre. Se ne hanno fatti tre sarà effettivamente quindi piaciuto. Poi uno della catena A Cinderella Story, si chiama Christmas Wish ed è carino, molto scontato, ma carino. Per me A Cinderella Story rimane quello di Hilary Duff. Poi ne hanno fatto con Selena Gomez, con Sofia Carson, cioè ne hanno fatti tantissimi. Però devo dirvi carino, anche le canzoni. Poi, vediamo scorrendo qui, ho digitato Natale, quello che mi è uscito. Allora, Natale Angel Falls è estremamente cute e romantico, cioè a tratti troppo sdolcinato anche per me, mi è piaciuto. Poi vediamo cos'altro c'è. Allora, ho visto anche A Wish for Christmas, che tra l'altro è con una delle attrici di Mean Girls, quella che fa Gretchen. L'ho visto forse l'anno scorso, se non quello prima, ed è comunque carino. Sono sempre molto banali, perché alla fine non è che ti puoi inventare sta gran roba, a meno che uno non ci si impegna. Le 5 leggende, non so se si possa definire come un film per Natale. Alla fine ci sono un po' le 5 leggende, quindi ci sta il coniglio di Pasqua, Babbo Natale, Fatina dei Denti e chi più ne ha più ne metta, però carino. E io vi sto dicendo quelli che ci sono su Netflix, attenzione, perché poi sennò si apre un mondo. Poi mi sono vista anche Natale con vista, cioè sono le classiche commediole romantiche che fanno in America, sempre uguali. Cambiano gli attori e le location, ma sono sempre uguali. Invece uno che mi è piaciuto abbastanza è stata Un'eredità per Natale, con l'attrice che fa Clark in The 100, che è una delle mie serie preferite, che logicamente non mi ricordo lei come si chiama. Sicuramente poi ce ne saranno altri, cioè ne sono pienamente convinta, ma adesso non li vedo. Quindi vi passo direttamente a un po' di idee che mi avete scritto voi qui tra i messaggi di Instagram. Mi metto un po' così, così qua vi metto le immagini e le copertine. Vabbè, logicamente, ma questo neanche ve lo dico, cioè tra i miei classici che io guardo tutti gli anni a Natale c'è il Grinch. Se non lo guardo due volte, anche tre, è assolutamente il mio preferito. Cioè non posso concepire una persona che non abbia mai visto il Grinch. Detto questo, poi abbiamo Elf, che è un altro super classico, fa sbellicare da ridere. Lui, l'attore, è qualcosa di magistrale. Poi Il miracolo nella 34esima strada. È un classico anche quello. Il cartone per eccellenza, assolutamente, A Christmas Carol. Penso vi apra la mente in modi mai concepiti. È molto profondo. È sì un cartone per bambini, ma assolutamente da adulti anche. Dopodiché, qua mi dicono Mamma ho perso l'aereo. Anche quello è un grande classico, super famoso, eccetera. Però, se devo essere onesta, non è tra i miei preferiti. Cioè, anzi, l'avrò visto 4-5 volte, perché poi non è solo uno, ce ne stanno un po'. Però basta. Poi, quest'anno vi segnalo che esce al cinema Last Christmas con Emilia Clarke, la nostra Daenerys. Mi ispira abbastanza, anche quello molto sulla scia romantica, quindi lo vedremo appena uscirà.
al cinema. Qui mi segnano anche Zampa e la magia del Natale, che onestamente non so cosa sia, quindi adesso me lo cerco. Non capisco se è un film o un cartone. No, è un film con un cagnolone bellissimo che può essere anche io abbia visto. Poi mi segnalano anche Dickens, l'uomo che inventò il Natale. Questo dovrebbe essere abbastanza filosofico, vediamo. Praticamente è una sorta di A Christmas Carol. È tipo la versione del film. Ma io non l'ho mai vista. Eresia. Me l'ero perso, ragazzi. Me l'ero perso. Alcuni mi dicono che non è proprio un film ipernatalizio per l'atmosfera in sé, ma per quello che rilascia questo film, cioè Mrs. Doubtfire. Vabbè. Grande classico, non c'è bisogno, ve lo dico io che lo dovete vedere per forza. Poi mi dicono Bad Moms 2, anche se, vabbè, il primo è più iconico. Nightmare Before Christmas. Io ho ancora il dubbio se sia effettivamente un film di Natale o di Halloween. Quindi in ogni caso lo diciamo perché Jack Skeletor è favola. Barbie, vabbè, raga, ma tutti i film di Barbie, tipo Schiaccianoci, ma anche proprio il film Schiaccianoci, quello lo dovete vedere. No, perché quello più recente è lo Schiaccianoci e i quattro regni. Per me è stato un po' sottotono, nonostante sia Disney, quindi io mi inchino. E basta, ragazzi, cioè sostanzialmente questi sono quelli che mi sono usciti dal cuore e non. Però, ripeto, come sempre, se avete qualche idea, voi scrivetemela qua sotto. Io adesso mi metto subito ad editare questo video, così voi lo vedrete domani in tempo, perché oggi per la prima volta ho caricato un vlogmas leggermente in ritardo e non va bene. Quindi almeno questo è stato un vlogmas un po' diverso dagli altri, anche perché proprio oggi, cioè, ve lo dico, sono stata a oziare per metà della mia giornata. La prima metà è stata produttiva. Quindi dai, ogni tanto ci sta. Detto ciò, spero questo video vi sia piaciuto. Ripeto, aspetto tutti i vostri commenti qua sotto con i film da consigliarmi. Io sono pronta già così a segnarmi tutto. Spero di esservi stata utile e noi ci vediamo domani. Ciao!